Goa, un veicolo abbastanza strano, della indiana Mahindra. Ricordiamo l'Antonella Salvucci, che ha avuto come attrice italiana un grandissimo successo attualmente in India, è forse l'unica attrice italiana, e ha avuto modo anche di vedere queste Mahindra, un gruppo industriale abbastanza grosso lì, opera anche nel campo aeronautico, nel campo navale, però in Italia presenta oltre un CUV, un piccolo SUV, ma oggi presenta Goa, questo pick-up. Diciamo che non è nulla di straordinario, però ha il fascino del vecchio Mercedes Classe G, del vecchio Land Rover, un veicolo vecchio stile. Quindi per un gentiluomo di campagna, costa poco, può essere anche un veicolo interessante. Al volante c'è una vera sensazione di altri tempi, di un camioncino, di un fuoristrada vecchia maniera, quindi con uno sterzo abbastanza precario, ma molta coppia in basso, che può fare anche divertire se si vogliono fare qualche curva sportiva, soprattutto con la trazione integrale, perché con la trazione solo posteriore del modello economico si potrebbe finire facilmente fuoristrada. Comunque, diciamo, un veicolo interessante, costa poco più di 20.000 euro e addirittura meno di 15 nella versione a singola cabina. Su strada si viaggia tranquilli e si va anche abbastanza sicuri. Sorpassi si possono anche fare, 140 cavalli non sono tanti, ma la coppia in basso permette una certa brillantezza. Poi si può affrontare anche qualche percorso impegnativo, noi l'abbiamo provato su dei tronchi messi lì ad hoc per provare l'escursione delle sospensioni e la trazione, trovandolo veramente positivo. D'altra parte è un veicolo da lavoro e ha una portata di 1200 kg e può trainarne fino a 2000, quindi un vero veicolo da lavoro. Peccato che in Italia si possa immatricolare solo come pick-up, perché anche per trasportare oggetti di divertimento e di hobby, articoli sportivi, potrebbe essere abbastanza pratico ed economico. Però attenzione, anche questi veicoli bisogna saperli guidare, perché durante le prove abbiamo osservato anche qualche episodio divertente. Ho detto che c'era il bullone?